Come vedete siamo all'interno del Duomo e ovviamente abbiamo appena girato il Duomo. Abbiamo un archeologo, eccellenza, ci può presentare chi ha scoperto questa reliquia? Questo... Ma una domanda, è un'urna, un sarcofago o una cassa? Che Ecco, lui cos'è? comincia a parlare, poi così ci sentiamo. Nel corso del 2014 abbiamo scoperto, durante delle indagini archeologiche nella cripta della cattedrale, un'urna reliquiario. Si tratta di un manufatto straordinario. Composto di lastre in marmo bianco di epoca romana, riutilizzate proprio nel Medioevo per accogliere le reliquie dei santi Agapito, Martire, Gordiano e Abbondio. Ecco, ho un'ultima domanda, eccellenza. L'archeologo è Andrea Fiasco, che è Ecco. appassionatissimo di questo e ha fatto lui tutte le ricerche e adesso che abbiamo trovato stanno montando in cattedrale questo sarcofago, questa cassa in cui in tre sezioni di mezzo sono messi i tre santi. Ecco, una domanda finale, ma qual è il, come è riuscito ad arrivare a questa scoperta? Ma la scoperta si basa su degli studi che abbiamo cominciato diversi anni fa, di indagine archivistica e documentaria nella cripta, e poi attraverso dei primi sopralluoghi ci siamo subito accorti che era presente un manufatto importante alloggiato all'interno addirittura di un cunicolo di epoca romana riutilizzato nel periodo medievale. E poi da lì è cominciato lo scavo e la grande scoperta. Bene, allora domenica 10 febbraio alle ore 10 17, gennaio. 10 gennaio, chiedo scusa, ma questo lapsus è importante, 10 gennaio perché 1116 del 10 gennaio è stata 13 gennaio, lo 13, anticipiamo di 13, 2 giorni. 2 o 3 giorni, Sì, è perché stata domenica consacrata la cripta la della cripta. nostra cattedrale. Bene, alla domenica. Dal vescovo Conone che abbiamo mai detto, era un vescovo tedesco di Palestrina. Ah, beh, dobbiamo dirlo, è importantissimo. Conone. Eccellenza, allora, concludiamo. Chi è questo vescovo? Vescovo Conone fu vescovo qui a Palestrina per vari anni, lui consacrò la cripta e fu presente anche quando il Papa venne l'anno dopo a consacrare la cattedrale. Bene.